This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Allora, la puntata di oggi è dedicata a un recupero di due chicchine di cui potremmo sentir parlare di una in particolare sono abbastanza sicuro che succederà. Una arriva dalla Summer Game Fest e con questo è ufficialmente l'ultimo contenuto dell'evento californiano Così, tenuto da Geoff Keighley di cui vi abbiamo veramente dato traccia in maniera molto molto intensiva direi. La seconda invece arriva direttamente dallo Steam Next Fest che è un, un evento in questo caso tutto digitale legato ad una serie di demo che vengono appunto pubblicate sulla piattaforma di Valve per far provare... Eh, giochi in arrivo presto o tardi partiamo da Flintlock che è eh, un titolo che appunto abbiamo avuto modo di testare in California lo avevamo provato anche prima eh, perché il publisher che è Kepler Interactive quelli di Scorn per intenderci ci avevano mandato una copia preview eh, del, del gioco gioco che arriverà il 18 di luglio quindi siamo abbastanza addirittura d'arrivo Uh, e tra l'altro mi sa che anche Flintlock era all'interno dello Steam Next Fest, quindi è una puntata insospettabilmente dedicata a quello, anche più di quello che avevo immaginato all'inizio. Di che si parla? Allora, siamo dalle parti di un gioco doppia uh, che viene sviluppato dal team di Ashen, loro si chiamano A44 Games e con Ashen avevano fatto quel Souls-like uh, in grafica low poly che qualche anno fa... Uh, si era distinto un gioco di caratura decisamente uh, minore, cioè più indie, più indie come, come produzione rispetto invece a questo che uh, vuole fare un passo avanti. Allora, ci sono tante similitudini con per esempio Banishers, di cui vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi. È un gioco influenzato tantissimo. Da God of War nella sua reincarnazione norrena più, più recente in generale, eh, ed è definito dagli stessi sviluppatori un Soul Slide, questa cosa eh, è emersa in particolare nell'ultimo galvanizzante trailer. Eh, un video che ve lo anticipo è messo insieme davvero bene e che rende un'idea di dinamismo, di eh, un po' omogeneità, di morbidezza, di coerenza. Di spettacolarità in generale, che eh, per quello che abbiamo provato noi si trova nel prodotto quasi finale eh, solo in parte. Ecco, diciamo che in quel trailer l'hanno veramente fatto sembrare forse un po' più figo di quello che non si è in realtà. Detto questo, però, eh, siamo davanti a un gioco che bisogna assolutamente tenere d'occhio, nel quale, peraltro, Microsoft ha dimostrato di credere perché era fra i titoli probabili appunto allo stand Xbox. Della Summer Game Fest e soprattutto eh, la comunicazione di questo gioco, che in realtà verrà pubblicato anche su PC e eh, piattaforma PlayStation, PS5, è appunto a carico eh, di, di Microsoft. Cosa voglio aggiungere? Allora, Fintlock è un titolo esattamente come dicevo prima, in scia con Banishers, basato su un dualismo un dualismo con una creatura anche in questo caso un po' spiritica che nella fattispecie è una specie di volpe di fennec magico eh, ammantato da un'aura viola sarebbe una divinità minore questa creatura che viene incontrata dalla protagonista e che eh, crea appunto un improbabile duo con questa guerriera che fa parte di eh, un ordine di combattimento che ricorda un un po' The Order, un po' la prima guerra mondiale, adesso ci arrivo. Che vuole appunto andare a sconfiggere una divinità invece maggiore, ed è quella logica del il nemico del mio nemico è mio amico. E quindi creano questo legame tra di loro per dar vita ad un action che ha l'impostazione, appunto, però effettivamente di un Souls. Quindi aspettatevi i Falò: c'è la Corpse Run, ci sono i livelli, i nemici con l'aggro. Se entri nella loro zona iniziano a menarti. C'è quell'idea di eh, ricorsività un po' labirintica degli stage, per cui poi torni sui tuoi passi, sblocchi la scala, la porta e quindi hai fatto lo shortcut e vai avanti da lì in poi, eccetera. C'è quell'impostazione lì, applicata però a un gioco che ha un sistema di combattimento decisamente particolare, a cavallo tra. Uh, terza persona da shooter e terza persona invece di, di corpo a corpo e con un platforming molto, molto dinamico molto così movimentato e agile che mi ha ricordato un po' il vecchio Prince of Persia quello del 2008 per intenderci premessa narrativa uh, nel gioco uh, c'è questa idea di un'invasione di uh, si apre un varco nella realtà è una realtà fittizia è un mondo che come vi dicevo Ricorda un po' The Order 1886, un po' la prima guerra mondiale con le trincee, la gente con i moschetti e un certo tipo anche di diciamo, divisa militare. Si apre questo varco e da un'altra dimensione vengono vomitate legioni di eh, non morti nella forma di cadaveri nerastri in e incartapecoriti che, appunto, cercano di seminare caos e distruzione nel mondo degli umani. Insieme a queste creature che sono sostanzialmente, scusate, dei servi, arrivano anche delle divinità, si vede per esempio questa creatura che sembra il Lamassu, una specie di leone babilonese con la faccia da umano, proprio anche molto in stile babilonese anche in questa ricostruzione del gioco, che dominano appunto queste, queste schiere di, di avversari. C'è questa guerra di trincea contro questi nemici, nel prologo cercano di chiudere questo varco in una maniera decisiva con un contrattacco abbastanza disperato, il contrattacco ovviamente finisce male, la protagonista eh, in qualche maniera viene catapultata al di là eh, di questa faglia e finisce quindi in un mondo quasi un po' da isekai, un mondo che invece stranamente ricorda quasi un po' di più, non so, il medioevo, eh, è una commissione di stili e architetture già visti che però creano uh, un mix tutto nuovo. Qui dentro, appunto, si vive questa avventura molto basata sul dinamismo, sul flusso, su delle animazioni piuttosto curate e su un'idea di combattimento che è uh, decisamente particolare. Con uh, il tasto R1, se si utilizza per intenderci il controller di PS5, si combatte in corpo a corpo quindi si tirano le classiche mazzate con la pesantezza dei colpi, con i ritmi un po' veramente simili a quelli dei giochi di From Software. La caratteristica particolare, invece, è che con la pressione del tasto R2, quindi quello che solitamente è associato all'attacco pesante. Si spara con l'arma da fuoco che è a disposizione della protagonista. Chiaramente l'arma principale, l'arma in corpo a corpo, l'arma bianca e le armi da fuoco variano nel corso dell'avventura. Un gioco che vuole durare tra le 10 e le 15 ore, quindi decisamente anche più eh, ridotto e concentrato a livello sia di durata che di prezzo. Costerà 40 euro, ma sarà incluso al day one eh, su Game Pass, a testimonianza appunto di quanto comunque Microsoft creda nel progetto e eh, l'idea qual è? Che con il tasto R2 appunto le armi da fuoco servano sia per far male a distanza ma soprattutto per interrompere le animazioni d'attacco dei nemici un po' sulla scia di quello che succedeva in Bloodborne il tutto dà un, un equilibrio, uno stile decisamente particolare al gioco eh, anche perché la ricarica dei proiettili di queste armi è legata ai colpi corpo a corpo con quattro uh, attacchi messi a segno si ricarica uno dei tre proiettili disponibili per le armi, il che quindi vi obbliga in un gameplay loop fatto di picchio, 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 schivo, paro, eccetera, eccetera, non mancano tutte quelle cose, quando ho pronto il colpo lo uso, ma devo stare attento a non abusarne troppo, perché sennò poi non ne ho altri pronti per continuare la fight e quindi poi di nuovo combatto in corpo a corpo e poi utilizzo come manovra risolutiva lo sparo stesso. C'è da aggiungere un'ulteriore meccanica che è quella legata appunto al compagno animaletto che, che ti segue, che ti parla anche in maniera telepatica. Non è chiacchierone come Mimir di God of War, ma un po' su quella scia lì. Sicuramente vuole andare. E eh, appunto questo Fennec attacca sostanzialmente con la pressione del tasto eh, triangolo, sempre se si sta su PlayStation, eh, andando un po' come faceva Atreus. Ah, Atreus lo faceva con le frecce, lui lo fa teletrasportandosi addosso al nemico selezionato. E eh, causando una serie di danni, che una volta riempita una barra apposita di color viola, sostanzialmente stordiscono il nemico, lo imprigionano della stessa aura violacea del, della volpina stessa e ti permettono di eseguire un attacco potenziato, che è una specie di finisher con cui o fai malissimo o tendenzialmente uccidi gli avversari. Eh, è un gioco particolare, come vi dicevo, è un gioco che sicuramente ha carattere. Uh, dimostra ancora una volta, secondo me, uh, la voglia di fare di un team che, se non ricordo male, è americano, che comunque si vede che è molto influenzato dai Souls, ma al tempo stesso vuole sempre proporre un twist un pochino più originale, diverso e personale, arriva, ripeto, tra pochi mesi, secondo me è un gioco da tenere d'occhio uh, nella misura in cui si, come dire... Iscrive a quello che può essere il suo effettivo valore Non vi dico attenzione ragazzi La bomba dell'anno è il prossimo Cocoon eccetera eccetera Però secondo me ha tutte le carte in regola Per essere uno di quei doppi A Potenzialmente molto gustosi Per intenderci alla Evil West Questo sembra, secondo me vuole porsi come un prodotto Un po' meno cacciarone ignorante Un po' più raffinato forse Uh, però con appunto tanta personalità e secondo me è anche una di quelle direzioni verso la quale l'industria dei videogiochi dovrebbe un po' tendere e quindi tenetelo d'occhio, dategli una chance perché in effetti uh, Flintlock uh, sembra avere del gran potenziale. Ancora più potenziale invece, ma proprio qui invece a livelli davvero davvero importanti ha dimostrato la demo. Presente all'interno dello Steam Next Fest, io non so, scusatemi, non ho controllato se eh, in questo momento è ancora disponibile. Perché in teoria dovevano toglierla lunedì scorso, ma so che nei giorni scorsi c'era ancora. Nel caso, provate a scaricarla e godetevela nel weekend, perché non ho idea quanto duri appunto. Eh, siamo già oltre il limite. La demo di The Alters. The Alters è eh, un gioco che era stato annunciato oramai diversi mesi fa. Con un trailer che aveva colpito parecchio è di eh, Eleven Bit Studios, che è un team polacco di Varsavia, sono gli stessi di Frostpunk e di This War of Mine, quindi gente che già si è distinta con eh, visione, talento e poi bravura anche in generi abbastanza diversi. In questo caso, tornano con un'IP completamente nuova che è basata su una premessa narrativa davvero ricca di fascino. C'è questa idea di un pianeta eh, ostile. Uh, ricorda un po', un po' Solaris, un po' Death Stranding, un po' Moon uh, il film di Duncan Jones. cioè Ci sono tanti, uh, tan tanti riferimenti. Comunque immaginatevi: spazio, uh, pianeta inospitale con uh, tempeste magnetiche, radiazioni anche molto stile Prometheus a livello di, di, di colori. Quindi immaginatevi questi, queste rocce nere sferzate dalle dall atmosfere per precipitazioni eh, strani liquidi eh, con dei, dei colori bizzarri che appunto macchiano il suolo eccetera eccetera con, tra l'altro un colpo d'occhio ragazzi incredibile questo è di nuovo a metà strada tra un indie e un doppia ma da vedere su pc è una cosa impressionante ma davvero 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 incredibile in merito di effetti speciali soprattutto di un'illuminazione di razza direi proprio da, da primissimi della classe e su questo contesto di un pianeta così ostile c'è un personaggio che è l'unico sopravvissuto di una missione spaziale eh, che anche in questo caso finisce subito malissimo, si aprono entrambi i giochi della puntata di Gong di oggi con diciamo, un opening abbastanza difficile che mette in crisi i protagonisti. In questo caso il personaggio principale... Uh, si sveglia ed è l'unico sopravvissuto, uh, stranamente i resti del, dell'equipaggio il resto dell'equipaggio uh, è arrivato a destinazione, è arrivato sul, uh, sulla superficie del pianeta ma le capsule di salvataggio hanno avuto un malfunzionamento dall'interno, quindi sono atterrate normalmente ma sono tutti morti, non si capisce perché, lui è l'unico sopravvissuto e si rifugia in questa base spaziale semovente che era stata creata proprio per esplorare il pianeta alla ricerca di un uh, fantomatico Componente che dovrebbe accelerare sostanzialmente il passare del tempo. Si chiama Rapidium questo, questo materiale fantastico. Quello che succede è che ci si trova eh, di conseguenza di fronte a un videogame che prende un po' la parte, eh, diciamo, gestionale della di base di XCOM, ma di nuovo anche quella visuale proprio laterale alla Divor of Mine in cui c'è questa gigantesca ruota, e di nuovo anche qui c'è un po' riferimento a Prometheus, che eh, si deve spostare, la ruota è la base stessa che si muove lungo il pianeta per cercare questo Rapidium. Ovviamente già nel prologo il Rapidium viene trovato dal protagonista e quello che succede è poi il, il fatto che innesca il titolo stesso The Alters, ovvero gli altri. Lui viene contattato da un'entità sulla Terra palesemente molto losca. Anzi, in realtà sono più di una, perché sono due le persone con cui si interagisce nella demo, che stanno al di là eh, di un, uno schermo e in collegamento, diciamo, video, telefonico, una roba del genere. Eh, ci sono delle corporazioni di mezzo, c'è palesemente qualcuno che sta cercando di fottere qualcun altro e di fatto lui che resta da solo, isolato, unico su questa base che è l'unico sistema che può garantirgli la vita ma che è molto complesso da gestire viene di fatto incaricato di utilizzare quel poco di rapidium che ha trovato per creare dei cloni di se stesso prima di una pecora fa ridere perché c'è invece che la pecora dolly qui si chiama molly e poi appunto gli dicono no adesso che con la pecora sei riuscito hai dimostrato che il rapidium esiste e funziona adesso crea dei cloni di te stesso e la cosa che funziona è che la scrittura è incredibile, eh, davvero molto, molto profonda, molto impattante, descrive tutto lo stress, il dramma, la tensione di una persona che ovviamente si trova in una situazione al limite, ma che non fa una cosa eh, del genere a cuor leggero, anzi ne, ne vive le ripercussioni immediatamente e poi subito dopo, eh, ma soprattutto la cosa estremamente affascinante... È che c'è una componente narrativa, di nuovo, di Sword of Mine insegna in questo senso: tale per cui si scopre che a bordo di questa stazione c'è un computer quantico che riesce un po' tipo come idea l'animus di Assassin's Creed, dal DNA delle persone a estrarne i loro ricordi e a fare una specie di mappa della vita di questa persona, che viene vista e vissuta a livello sia proprio visivo e grafico che testuale descritta con dei passaggi a 15 anni lui era in difficoltà alle superiori perché eh, veniva bullizzato, a 19 anni sceglie di andare all'università per provare a ah, il rapporto con i genitori, la prima ragazza, difficoltà sul lavoro, eccetera eccetera e tu ti leggi e ti guardi uno spettacolare messa in scena che ricorda appunto questa specie di stringa del DNA mischiata a sostanze strane da vedere molto molto bello. Ti vedi la vita di questa persona? E la cosa incredibile è che dicono, ok, da un evento eh, importante della sua vita, che è la scelta di andare a studiare lontano da casa per evadere anche da una situazione di grande tensione, stress e anche violenza del padre verso la madre, padre alcolizzato e minatore, eh, si apre questa diramazione possibile e l'altro che viene creato eh, clonandolo dal gioco... Vive una vita parallela, in quel momento le vite dei due si separano, sceglie di non dedicarsi alla carriera, quindi di non studiare, ma di rimanere a casa con la madre e vedi come la vita delle due persone sostanzialmente si dirama da lì in poi e questa persona che viene immediatamente creata da adulta, perché il Rapidium accelera tutto, è un alter ego del protagonista che è identico a lui, ma... È assolutamente diverso da lui, sia nell'esperienza di vita, nel modo di relazionarsi, nel pensiero, sia anche un po' esteticamente. Cioè lo vedi che la base è la sua, però per esempio è pettinato in maniera diversa e sono percepibilmente vestito diverso, sono due persone differenti. Quello che si innesca è innanzitutto subito un rapporto ostile tra i due. Questo nella sua vita è diventato un tecnico, infatti tu lo cloni perché hai bisogno di un tecnico che ti aiuti a mettere a posto l'astronave. E la cosa bellissima è che già si capisce che... Il gioco viene diviso di fatto in varie, vari momenti. Hai la possibilità di esplorare la superficie del pianeta uscendo, momenti survival, devi recuperare delle risorse, devi creare dei collegamenti. Lì è molto dead stranding. Anche. Eh, la parte invece di gestione all'interno della base è molto più narrativa e più di eh, come vivo la mia vita un po' in clausura dentro questo, eh, questa base che è l'unico elemento davvero vitale all'interno di un pianeta altrimenti molto molto ostile. If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by the Real Cost and the FDA. Ma devo gestire dei rapporti di vicinanza forzata e di collaborazione per andare avanti con delle persone che sono te stesso, ma al tempo stesso non lo sono. Eh, crea dei dilemmi molto interessanti. Ripeto, c'è una scrittura incredibile: il gioco finisce, la demo finisce proprio mentre stai per creare il secondo altro eh, che serve per mandare avanti appunto questa infrastruttura. Finisce con un trailer bellissimo che promette un'uscita per il 2024, non c'è una data più precisa ma eh, ti fa intuire che arriveranno poi scienziati, botanici, ehm, gente varia ed eventuale con proprio un vissuto talmente diverso da creare un mix esplosivo all'interno della base spaziale, sicuramente anche costringendo immagino delle scelte molto forti, ma soprattutto facendo vivere un'avventura un galattica con un'atmosfera unica. Con una messa in scena incredibile, perché ripeto, a livello tecnico, ragazzi è stupefacente, ma è bellissimo vedere che eh, così come la messa in scena è clamorosa a livello di, ripeto, magari mole poligonale, effettistica, eccetera, eccetera, soprattutto a livello di direzione artistica, c'è un gusto pazzesco, c'è una cura incredibile nella UI c'è una parte ragazzi audio da brividi cioè una componente di audio design legata sia all'ambiente che soprattutto alla colonna sonora super straniante davvero ragazzi da rimanere a bocca aperta e io ve lo dico senza mezzi termini di Alters, di scusatemi di The Alters perché c'è l'articolo davanti mi sono perdutamente innamorato nonostante non sia nemmeno del tutto il mio genere anzi ma si vede che c'è un qualcosa nella produzione di 11 Bit Studios che davvero lascia semplicemente il segno. Io non vedo l'ora di saperne di più, non vedo l'ora di metterci le mani sopra in maniera ancora più eh, dettagliata. La pubblicazione, ripeto, è comunque confermata nel corso dell'anno. Io immagino che possa arrivare magari prima del momento del grande casino di ottobre-novembre, magari ce la fa per settembre, non lo so. Però quello che ho visto è veramente, veramente promettentissimo. In questo caso voglio sbilanciarmi un po' di più, cioè per me è promettentissimo a livello di roba di cui si parlerà per un po' e magari che potrebbe finire pure se non nel Game of the Year, nel mio personale sicuramente tra i candidati è possibile, però in generale proprio una di quelle produzioni capaci di distinguersi, quindi mi raccomando, tenetelo d'occhio, magari recuperatevi qualche video, ripeto, se la demo c'è ancora, assolutamente provatelo di persona, arriverà non solo su PC ma sarà disponibile anche su console. E tra l'altro, anche questo: The One Game Pass, quindi altro grandissimo colpo del servizio Microsoft. Chiudo così: incrociamo le dita perché eh, è un gioco diverso. È un gioco nuovo che denota eh, grande talento, grande visione. E tutti e due i titoli di cui vi abbiamo parlato oggi, ma in particolare questo, secondo me, sono l'esempio di quello di cui ha un po' bisogno un mercato dei videogiochi che è finito un po' in crisi, vittima di gigantismo, vittima di tempi fuori scala, eccetera. Vuoi, vuoi vedere che alla fine queste produzioni qua sono quello che salverà l'industria? Lo scopriremo insieme. Grazie per la compagnia e l'ascolto, vi do appuntamento ovviamente alla settimana prossima, speriamo ci siano tante cose di cui parlare. Un abbraccio e buon weekend.